5-1 abbastanza pesante. La sua squadra abbiamo iniziato meglio, secondo me, del Torino nei primi 15 minuti. Sicuramente sarà arrabbiato. Io le chiedo cosa l'ha fatto arrabbiare di più, gli eroi dei singoli, gli eroi dei reparti, insomma, perché soprattutto il secondo tempo non è stato un di Bologna. No, vabbè, ma la partita, direi che nel primo tempo è stata giocata assolutamente all'altezza, partendo anche molto bene, secondo me. Poi abbiamo subito un paio di gol un po' sciocchi, un po', come dire, prevedibili, di facile lettura, invece abbiamo subito, anche se poi abbiamo rimesso sull'1-0 subito in parità la partita, e quindi c'era anche la possibilità di giocare, di sviluppare azioni e mettere anche in pericolo e disagio il Torino. Abbiamo chiuso il primo tempo sul 2-1, ho chiesto ai ragazzi, ho cercato di avere dal punto di vista proprio del carattere una reazione importante nel secondo tempo, invece abbiamo pagato dazio soprattutto su situazioni dove nei duelli uno contro uno abbiamo un po' gestito male e con poca lucidità, con poco supporto anche da parte del reparto in generale, quindi questo ha poi condizionato, anche se poi sul 3-1 c'è stata ancora la possibilità di riaprire il discorso, perché ha avuto un'ottima occasione anche Mattia destro, pensando di essere in fuorigioco, invece è stato un po' forse precipitoso, però al di là di quello è chiaro che dobbiamo essere più bravi anche nel saper capire i momenti della gara, no? E che cosa va fatto in certi momenti rispetto ad altri, indipendentemente che il risultato sia in positivo o in negativo, e invece questo siamo stati un po' ingenui e soprattutto con qualcuno poco, come dire, propositivi, un po' troppo semplici nelle giocate senza usare quello che invece è necessario fare, soprattutto per riuscire a creare superiorità numerica e creare anche difficoltà all'avversario, altrimenti è sempre ben posizionato e questo poi ti concede poco in termini di occasioni, no? Forse le ha mancata la sua squadra un po' di personalità stasera, forse deve crescere un po' su questo, perché in alcune fasi ho visto che mancava un po' sicuro, un po' di personalità, un po' di determinazione, un po' di quella convinzione nei propri mezzi che spesso ripeto e dico, no? Ho detto anche ai ragazzi oggi, a volte credo io più in loro che qualcuno di loro in se stesso, e questo non è giusto, non deve essere così. Bisogna credere in se stessi, bisogna essere convinti delle proprie possibilità, delle proprie capacità, e questo ancora qualche volta latita, però insomma è un processo di crescita evidentemente che bisogna fare con qualche sacrificio, e questo ci insegna qualcosa e ripartiremo. Tu sei troppo capace, esperto e onesto per non aver visto questa differenza di forze che secondo me c'era in campo. Il Torino, l'hai detto alla vigilia, farà un altro campionato rispetto al Bologna, però questa sconfitta apre un po' gli occhi anche sulla qualità che serve a questa squadra, che tu tra le righe con molto garbo hai invocato durante questo precampionato. Ma sai, possiamo parlare in termini di qualità quanto vogliamo, ma poi alla fine ci devi mettere l'agonismo, la voglia, la determinazione, perché poi se hai grandi qualità tecniche ma non hai quella determinazione, quella forza, quell'impatto fisico che non deriva solo da una struttura ma da quella che è la grinta che tu ci metti, allora puoi avere i nomi anche più roboanti, no? È chiaro che noi non possiamo permetterci di essere come stasera troppe volte così in inferiorità dal punto di vista proprio dell'impatto anche fisico, e questo secondo me ha fatto una grandissima differenza, e quindi su questo bisogna lavorare dal punto di vista proprio mentale, no? È questo che poi dopo è chiaro che avere un giocatore piuttosto che un altro può cambiare un po' le dinamiche e quindi anche il valore in sé della squadra, però il mio ragionamento deve essere incentrato su questi. Dentro lo spogliatoio, dentro il gruppo, ci deve essere un certo equilibrio. La
partita di oggi ha mostrato un po' invece che non c'è stata quella gara, quella cattiveria che invece avete avuto sia contro il Trapani che contro il Crotone. Aggredivate poco la partita, sembravate un po' impauriti. No, impauriti no, non penso, è vero, quello che hai detto è vero, c'è mancata un po' di cattiveria, perché abbiamo preso anche dei gol frutto da errori nostri, dove con un po' più fisico, più di cattiveria magari si poteva risultare, però ripeto, gli errori li abbiamo fatti, non si può tornare indietro, bisogna pensare al futuro e cercare di migliorare, perché questa squadra penso che debba migliorare, possa migliorare ancora tanto, per cui magari anche un 5-1 brutto così può far bene. Non vediamo sui singoli, però probabilmente qualche ragazzo magari ha sbagliato, forse far uscire con il pubblico lo stadio, no. La serie, perché indietro tu sembravi l'ultima bandiera che provava un po' a tirare su tutti, ma non ce l'hai fatta. No. Assolutamente, la responsabilità è mia prima di tutto, ci mancherebbe altro. Non c'è da puntare il dito contro nessun ragazzo, anzi. Proprio stasera, anche se le cose sono andate male, faccio complimenti a tutti i nostri giovani, perché sono giovani che ci mettono l'anima durante la settimana e si impegnano, e questa è la cosa importante. Poi se qualcuno sbaglia, se qualcuno commette qualche errore, ci sta, non è assolutamente, io sono il primo che dentro il curatore vado lì e io tiro sulla testa senza nessun problema quando vedo che un ragazzo si impegna, perché la prima cosa deve essere l'impegno. Poi gli errori li commetto io, che ho 33 anni, e è giusto che li facciano anche quelli di 20 anni. L'importante è che abbia sempre lo spirito giusto di te. Quando ha detto prima della conclusione, sì, può essere, però ripeto, questa qui la stai lavorando e la stai migliorando, vanno avanti. La seconda partita, venivamo da due partite di Inter, Coppa Italia, via di campionato. Oggi magari anche merito dell'avversario, perché abbiamo trovato un avversario di un'altra categoria, però ripeto, noi non eravamo gli stessi di passate partite, per cui bisogna fare delle cose di coscienza, bisogna capire dove si è sbagliato per cercare di non ritornare. Anche il gol del 1-1, no? Che comunque è stato aguantato il pareggio, ma in quel momento là secondo me proprio la partita avete perso, cioè non avete poi dato continuità a quell'occasione che aveva portato al pareggio, cioè da lì in poi c'è stato. A cosa lo attevi di questo? Sinceramente per me è stata tutta una partita, non si è visto una squadra aggressiva, una squadra che voleva vincere, che voleva imporsi, non tanto dopo il 2-1, anche all'inizio c'è stato un